Calapai, partiamo dalla soddisfazione per il primo gol stagionale, un gol fortemente voluto. Sì, come vuole il mister, di attaccare con i quinti, con costanza, attaccare l'aria ed essere quasi degli attaccanti aggiunti. Quindi oggi è da qualche partita anche ci stiamo riuscendo e oggi arriva il gol. Catania si chiedeva oggi un grande sacrificio anche dal punto di vista atletico, dopo le fatiche di Avellino, il rientro in nottata e anche in vista di quella che sarà la partita con la Cavese in programma domenica. Ebbene, da questo punto di vista la tua generosità è stata ampiamente notata. Sì, no, c'era da fare uno sforzo in questi giorni, visto che comunque tra viaggi si gioca ogni 2 giorni, il tempo di recuperare è pochissimo. Dobbiamo fare uno sforzo in più che si può fare tranquillamente e poi portare a casa oggi 3 punti era fondamentale. Qualità, quantità in campo e affiatamento a livello di gruppo. Sì, no, il gruppo penso che quest'anno è la prima cosa, quindi anche nei momenti di difficoltà siamo stati uniti e quindi poi le prestazioni a lungo andare arrivano. Mister ha detto non bisogna guardare la classifica, però intanto il Catania è al quinto posto dopo la seconda vittoria consecutiva e a coronamento di un periodo di crescita. Sì, appunto, stiamo crescendo, dobbiamo continuare a farlo, è l'unica cosa di non accontentarci appunto di queste 2 vittorie consecutive, perché sarebbe proprio un grande errore. Dobbiamo solo continuare e fare bene come abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. In cosa siete stati particolarmente bravi secondo te oggi? Ma di non magari sottovalutare un avversario, non montarci la testa dopo una vittoria fuori casa, perché comunque può succedere, però ti ripeto, appunto, c'è un gruppo che non si vuole mai fermare, lavora tanto e siamo consapevoli che non possiamo abbassare la guardia perché è un campionato difficile. Ok, grazie. Grazie a voi.